Ciao, sono Mary Jo e oggi vedremo insieme come poterti aiutare se soffri di problemi circolatori. Ti è mai capitato di camminare a lungo e a fine giornata, avere gambe gonfie, pesanti o mantenere per lavoro o per altre cause sempre la stessa posizione, quindi magari seduta, e avere poi dolore nel rialzarti, un affaticamento di tutta la zona degli arti inferiori o anche un gonfiore? Magari arriviamo a casa, ci togliamo il calzino e abbiamo il segno della calza intorno alla caviglia. Quello è un sintomo di edema, si chiama segno della fovea, cioè significa che se noi abbiamo un gonfiore e teniamo a lungo la pressione sul tessuto, quando andiamo a togliere la pressione andiamo a vedere sul nostro tessuto che c'è ancora il segno del nostro dito con il quale abbiamo applicato la pressione. Indiba in questo caso può aiutarci a migliorare questo stato generale di edema e di pesantezza alle gambe. Andiamo a vedere come. Andiamo a vedere innanzitutto come funziona Indiba Active, le azioni che Indiba Active ha sul nostro tessuto e le indicazioni e le controindicazioni. Prima di andare avanti però vediamo quali sono le patologie circolatorie. Il sistema circolatorio è composto da diversi vasi, ci sono vasi venosi, linfatici e arteriosi. Quindi a seconda della patologia e della disfunzione che colpisce una di queste tre diversi tessuti, andremo ad agire in maniera diversa. Se soffri di gambe gonfie, vene varicose, anche spesso visibili sul tessuto, flebiti, quindi infiammazioni di tutta la zona venosa, può apparire calda, molto rossa, in questo caso sicuramente puoi soffrire di disturbi venosi. Se invece abbiamo gambe gonfie, acquose, a tronco, quasi come se fossero gonfie dalla zona della caviglia fino al bacino, si tratta sicuramente di disturbi del sistema linfatico, quindi di questi liquidi extracellulari, non si tratta di sangue, ma si tratta dei liquidi che ci sono tra le nostre cellule e il nostro corpo per un disturbo o un'insufficienza del sistema linfatico non riesce più a riassorbire e rimangono gonfie. Quindi possiamo avere un linfedema, in questo caso viene chiamato così, primario o secondario. Un linfedema secondario può essere quello dovuto all'asportazione dei linfonodi. I linfonodi sono le stazioni linfatiche, questi noduli, che aiutano a far riassorbire questo liquido. Se questi linfonodi, queste stazioni linfatiche vengono asportate, non lo so, mi viene da pensare a casi in cui di tumore al seno, quindi in cui dobbiamo rimuovere la zona linfonodale delle ascelle, avremo sicuramente un linfedema secondario in tutto l'arto superiore. Quindi Indiba potrà aiutarti a migliorare questo sintomo. I sintomi dei problemi circolatori, dicevamo, sono gambe stanche, gonfie, edematose a fine giornata, dovute alla stasi, al nostro modo di svolgere la nostra attività quotidiana. Può comparire addirittura dolore, quindi sensazione di spilli al tatto. Se noi poniamo una pressione sulla zona, sicuramente avremo questa sensazione di spilli, dolenzia generale. Possiamo avere eventi di crampi notturni, questo perché i tessuti sono disidratati, non sono nutriti, il nostro sistema circolatorio non riesce più a nutrire tutto il tessuto come dovrebbe e si ha una zona di congestione, di dolore. In caso in cui puoi soffrire anche di edema linfatico, ma magari non sei riuscito a trattarlo e lo hai da molto tempo, questo liquido tende a fibrotizzarsi, quindi a diventare più duro. Indiba quindi può aiutarti anche nell'infedema, anche se ne soffri da molto tempo e non sei riuscito a intervenire precocemente. Andiamo a vedere però come funziona Indiba Active. Indiba Active è una tecnologia conosciuta anche come TECAR terapia, cioè trasferimento energetico capacitivo resistivo. Si tratta di una corrente che attraversa il nostro tessuto posto nel circuito. Noi il circuito lo creiamo con un elettrodo attivo, che è questo qui, e una piastra di ritorno passiva. Si crea un circuito elettrico nel tessuto che interponiamo, quindi se mettiamo un braccio avremo la piastra neutra e l'elettrodo attivo, quindi la corrente elettrica e il flusso di energia passeranno nel nostro tessuto.
Se utilizziamo la modalità capacitiva, quindi questa che avevo prima tra le mani, si tratterà di una modalità dove andremo a trattare un tessuto superficiale più acquoso. Questo perché l'elettrodo capacitivo è ricoperto, lo vedete anche più scuro rispetto all'altra modalità resistiva che è in metallo, vi dicevo, è ricoperto da un materiale plastico, un poliammide, che è molto resistente. Questo fa sì appunto che l'effetto di indiba sia molto superficiale. Quindi, se dovessimo trattare, non so, un edema, una disfunzione del sistema linfatico che è molto superficiale, si trova proprio sotto la nostra cute, andremo sicuramente ad avere un effetto più efficace utilizzando l'elettrodo capacitivo. Se invece abbiamo un edema, come vi dicevo, più denso, dove non è più liquido o acquoso, ma anche al tatto risulta molto pastoso, denso, sicuramente andremo a lavorare con l'elettrodo resistivo, che è dello stesso materiale della placca di ritorno, come potete vedere, e avrà un effetto oltre che più profondo, come vediamo in questa immagine, ma anche avrà effetto di più sul tessuto più denso, quindi più resistente al passaggio di questa corrente elettrica. Le azioni di indiba sono fondamentali per avere un effetto e una risoluzione in queste patologie circolatorie, un miglioramento dei sintomi. Perché? Perché aumenta il drenaggio e il riassorbimento dell'edema, come vi dicevo. Migliora la tensione delle pareti venose, quindi queste pareti delle vene dovete immaginarli come dei tubicini che non hanno più una tensione della parete, ma tendono a essere più sfiancate, meno forti. Indiba può aiutare a migliorare proprio questa tensione della parete venosa e in più aiuta tanto di conseguenza ad ossigenare il tessuto ed elimina le tossine, perché il tessuto dove non arriva più sangue ed è pieno di linfa, perché il nostro corpo non è più in grado di riassorbire questa linfa e di apportare le sostanze nutritive fondamentali per la vita di quel tessuto, indiba aiuterà a ripristinare l'equilibrio di quel tessuto dove non arriva più il nutriente che gli serve. Quindi, indicazioni di Indiba Active le avremo per gambe stanche, flebiti, vene varicose, linfedema, tutte quelle situazioni in cui vi dicevo dove avete dolore, sensazione di stanchezza, pesantezza. Le controindicazioni: non potrete sottoporvi a un trattamento di Indiba se avete pacemaker o siete in gravidanza o avete tromboflebiti. Se avete tromboflebiti in una gamba, possiamo trattare l'arto superiore, non è una controindicazione, quindi sicuramente il fisioterapista che vi tratterà starà attento a questa attenzione d'uso. Infezioni: e se per caso fate uso di terapie anticoagulanti, visto che soffrite di patologie che riguardano il sistema circolatorio, sarà di una buona cosa che il fisioterapista si consulti con il vostro medico e decida insieme il miglior effetto che potete avere con Indiba e se potete sottoporvi al trattamento. Grazie per averci seguiti, spero di essere stata chiara nella spiegazione di queste patologie e vi invito a seguirvi se avete altre curiosità sul nostro canale Indiba Active.